La prima parola che abbiamo scelto è bacio e ce la racconta la giornalista e scrittrice iraniana Lila Azam Zanganeh. Il bacio è un punto di vista. In Iran, paese d'origine dei miei genitori, baciarsi è un reato. Per lo scrittore russo Vladimir Nabokov, invece, è un sogno di felicità, persino più erotico del sesso. Il bacio è un punto di vista. Qualche anno fa ho chiesto al celebre regista Kiarostami perché mai si ostinasse a vivere in Iran, dove è stato accusato di pornografia solo per aver mostrato in un film una ragazza che munge una vacca. In Iran la legge islamica vieta finanche di mostrare l'atto di baciarsi. Abbas Kiarostami mi ha detto che lui non sente alcun bisogno o desiderio di mostrare un bacio. È roba che va bene per Hollywood. Insomma, ha mai visto o sperimentato un bacio così? Non si ha mai una visione ravvicinata, grandangolare di un bacio, perché quando baci gli occhi sono chiusi. Il problema è che, per me, gli occhi piace aprirli bene e ogni volta che lo faccio per sbirciare di soppiatto, non vista, il volto di chi bacio, con grande stupore lo trovo mutato. Così mi sono sempre chiesta in che modo cambi il mio, ma non potrò mai saperlo. Nessuno lo saprà mai, se non chi mi bacia. Apro e chiudo gli occhi di continuo, per una frazione di secondo, per guardare se anche chi bacio ha gli occhi aperti. Ma in verità preferisco l'ebbrezza di non essere guardata. Sono io la spia.